Buongiorno, saluti, bentrovati qui dalla Reggia dell'Aquisisana per l'inaugurazione Museo Archeologico di Stabia, Libero Rossi. Finalmente possiamo dire, dopo tanto paventare, dopo tantissimi anni, la persistenza di un antiquarium al centro di Castellammare messo sul stesso da Libero Rossi, finalmente trova un naturale sfogo in questa reggia che già il Parco Archeologico di Pompei aveva acquisito e adesso è diventata museo, bellissimo nel suo insieme, la serie di reperti eccezionali sono quelli provenienti dalle ville, dalla via Madonna delle Grazie, da quelli più antichi di via Madonna delle Grazie con il sarcofago del bambino, fino ai reperti venuti fuori dalla villa, dalle ville stabiane, la villa del Pastore che non è accessibile al pubblico, villa Arianna, San Marco. Qui sono confluite stamattina tutta una serie di personalità e addetti ai lavori. In primis il sindaco di Castellammare, Cimmino, che si è prestato alla telecamere di Positano News per raccontare questa impressione di gioia, crescita e di rinascita attraverso questo circuito culturale che si intende, fino a sentire poi l'architetto allestitore cremonesi, fino a sentire poi responsabili della sovrintendenza, il direttore Sirano di Ercolano con i suoi progetti e con il suo andare avanti. A più tardi per gli aggiornamenti.